L'inaugurazione della mostra collaterale dedicata a Loredana Vanini, One of Many, dedicata alle donne, all'interno dell'ottava edizione del premio Eleana Lissoni. Buonasera Loredana e benvenuta. Grazie. Allora Loredana, come nasce questo progetto? Questo progetto nasce dalla consapevolezza che all'improvviso ho preso che non ero l'unica donna infertile. Stavo in una sala d'attesa di una grande clinica a Roma e mi avevano dato questo numero che era 16.816 e dopo circa un mese che andavo lì a fare dei monitoraggi eravamo diventate 21.000. E dicevo, è impossibile che io non conosco una donna infertile, una che è una. E ho iniziato ad osservare tutte le donne con me in attesa, appunto in sala di attesa, non in attesa, che chi leggeva, chi guardava il cellulare, chi non c'era voglia di parlare, di provare a capire la tua situazione, se era simile alla mia. Anche questa storia del numero per la privacy, dal dentista non ci danno un numero, però quando si parla di fertilità all'improvviso diventa una questione di privacy. Quindi ho pensato che sarebbe stato molto bello dare tanti volti all'infertilità, dove io potevo ritrovarmi nel volto e nella storia di qualcun'altra e anche qualcun'altra nella mia storia, insomma, per cercare di non far sentire isolate le donne che avevano difficoltà a concepire. Ma tu hai fatto anche un altro progetto che io ho visto sugli uomini, un calendario, e di questo cosa ci dici? Dopo 3 anni ho fatto questo calendario al maschile e non ci sono degli aneddoti raccontati, ma sono queste 12 foto in giro per l'Italia di uomini che si sono prestati e che descrivevano l'infertilità con un termine soltanto, ed è stato un lavoro anche quello molto, molto bello, mi è piaciuto e mi è piaciuto il loro essere sintetici ma anche molto emotivi, ecco. Bene, allora la mostra è aperta fino al 18 di marzo nella Villa Brivio di Nova Milanese ed è possibile anche eventualmente acquistare questo libro che è un racconto oltre che un catalogo di fotografie, proprio come diceva Loredana, è un racconto. Eventualmente dove lo possiamo trovare? Dove lo possono trovare? Lo possono prendere sul sito di oneofmany.it. Benissimo, allora vi aspettiamo alla mostra. Grazie Loredana.